Rinaldo Capello non ha mai espresso grande passione per il volo, ma da domenica ha una ragione di più per non mostrare simpatia verso le acrobazie aeree. La sua promettente prestazione nella quarta prova del campionato italiano di Formula 3 disputata sull'autodromo Riccardo Poletti di Varano Melegari si è infatti conclusa fin dal terzo giro con una serie di looping che lo hanno portato a fermarsi a testa in giù contro le barriere di protezione della curva X dell'impianto parmense. Partito piuttosto indietro, tredicesimo tempo, a causa di prove travagliate, l'astigiano, azzeccando una partenza da manuale, ha già recuperato 5 posizioni quando in un maldestro tentativo di sorpasso Roberto Colciago infila la ruota anteriore destra della propria Dallara a far da trampolino per la posteriore sinistra di Capello. L'impressionante serie di piroetti si conclude con gravi danni alla vettura che comunque protegge perfettamente il pilota, sofferente soltanto per un lieve intontimento. La Dallara, dimostratasi finora imbattibile, ha dato prova di notevole robustezza, conferma delle affermazioni antevia del progettista ingegner Giampaolo Dallara, quasi padrone di casa Varano, visto che le officine, dove nasce anche la Formula 1 del Team Italia condotta da Alex Caffi, sorgono a poche centinaia di metri dal circuito. Ma leggo sui giornali che le Dallara sono insuperabili, mi fa molto paura questa considerazione, perché prima di tutto non è vero, perché abbiamo sul secondo due decimi e due decimi proprio un batter d'occhio, basta niente per perdere questo vantaggio. Secondo, pensare di andare più forte può ingenerare anche una certa rilassatezza e se c'è un piccolo vantaggio si può anche perderlo. In effetti la concorrenza è molto forte e il vantaggio nostro è forse dovuto al fatto che abbiamo dei piloti buoni, che abbiamo delle macchine buone, che abbiamo dei team buoni, e che le macchine sono molto robuste e quindi i team possono più concentrarsi nella messa a punto che nel ripararla. Però è veramente limitatissimo questo vantaggio se c'è. È un campionato che è apertissimo e forse è bello proprio per quello. Comunque vorrei tanto che su quanto abbiamo fatto nel Formula 3, cioè l'aver costruito una competitività sempre, insomma essere sempre possibile aspirante al podio, si potesse ripetere anche in poco tempo nella categoria superiore, sarebbe veramente il massimo. Qui ci abbiamo messo 7-8 anni per arrivare a questo livello, se in altrettanti anni arriveremo allo stesso livello in Formula 1, avremo veramente, i miei collaboratori, raggiunto il massimo di quanto si possa aspirare in questa professione. Venendo alla sintesi della gara, il via è reso un po' caotico dal lento avvio del poleman per la quarta volta consecutiva, Martini, che fa patinare le gomme, e da alcune partenze largamente anticipate, tra le quali quella di Colciago, per l'ennesima volta. Quando le autorità sportive si decideranno ad assumere i provvedimenti del caso in modo da scongiurare il pericolo di gravi incidenti nel momento più delicato delle competizioni, l'altro uomo della prima fila, Emanuele Naspetti, balza in testa e resisterà agli attacchi di Martini per tutti i 60 giri della faticosa gara. Dietro i due di testa si inserisce indisturbato Morbidelli, alle spalle del quale si accende la lotta fra Tacchino, Tamburini e Apicella, Colciago, Giovanardi, G-Max Junior, Bugatti e Schiattarella. La bagarre fa alcune vittime. Tamburini viene eliminato da una toccata nel tentativo di infilare il rivale, mentre Giovanardi viene spedito nella sabbia della solita X durante un attacco al solito Colciago, ritardato a sua volta dalla toccata. Bugatti viene tradito dalla foga all'afferro di cavallo. L'ultimo a guadagnare punti sarà quindi G-Max Junior, che contiene fino al termine il veemente Schiattarella. Ascoltiamo le dichiarazioni dei due piloti della Forti Corse saliti sul podio, il solito Naspetti, vincitore, e la nuova conoscenza Morbidelli, terzo. È facile correre davanti tutta la gara o essere secondo e dover stare attento a chi c'è dietro e chi sta davanti? È più facile correre dietro, ma preferisco stare davanti. Tutto bene, macchina? Sì, la macchina andava benissimo. Questo circuito qui mi ha favorito perché è molto difficile superare. Martini andava molto forte, probabilmente mi avrebbe passato. Come mai Martini faceva un po' da elastico? Non era Martini che faceva l'elastico, era io che quando ero solo non riuscivo a portare la macchina al limite perché cercavo di amministrare per non sbagliare. Poi quando avevo Martini alle spalle forzavo. Hai un avversario anche in casa adesso? Sì, Morbidelli, non so, in queste prime gare ha avuto dei problemi, ma uno che va fortissimo, presto arriverà anche lui. Beh, sono abbastanza soddisfatto di questo risultato. Certo, ci volevo un podio perché, visto e considerato le belle cose che ha fatto il mio compagno di squadra, sentivo proprio la necessità di andare sul podio. Adesso, le prossime gare speriamo di migliorare e fare qualcosina ancora di meglio. In attesa della prossima prova del campionato italiano di Formula 3, fra quarta settimana all'autodromo del Mugello, i migliori 10 piloti italiani prenderanno parte all'importantissimo Gran Premio di Monaco, internazionale ad inviti, in una degna anteprima del Gran Premio di Formula 1 sabato prossimo. Le difficoltà della pista sono in grado di mettere in rilievo le doti dei conduttori e Rinaldo Capello è in credito con la fortuna. Incrociamo le dita.